Per me Venezia è un posto di un grande emozione per sempre, perché la prima volta che quando sono stata lì è stato il mio primo festival, perché non sono mai stata ai festival, e quando mi hanno proposto di fare la madrina e ho fatto l'apertura e la chiusura del festival, e non sono mai stata così nervosa, mai. Cioè, è il ruolo più difficile di tutti che ho fatto nella mia vita, non lo so perché, forse non sono fatta per questo, perché essere un'altra persona sul palco del cinema è molto più facile che di essere te stessa, vestita, truccata, con delle cose, fare questo, insomma è difficilissimo. E poi sono venuta per con un film, come si chiama? La Doppia Ora. Non mi aspettavo davvero per niente, eppure non sono d'accordo con questa decisione, però sono molto grata e è sempre un grande onore. Performance migliori che nella controllo ora? La Doppia Ora, scusa. La Doppia Ora cosa? Hai detto non sono d'accordo sul fatto che mi hanno premiato, perché pensi che forse non meritavi questo premio per quel film? No, ma perché mi ricordo che c'erano delle bravissime attrici, ma poi quando ho fatto la giurata, sempre a Venezia, ho capito che, diciamo, il premio parla molto, molto più di queste persone che l'hanno dato invece di questa persona a chi l'hanno dato. Cioè, questo premio caratterizza la giuria, non, perché gli attori, cioè gli attori di solito quelli che arrivano al festival, cioè i lavori sono tutti perfetti, e quindi è solo il gusto, è solo il gusto, e poi quando dovete prendere le decisioni tutti insieme è impossibile, ci sono sempre quelli che sono pro e quelli che sono contro. Per questo ce lo deve prendere con tutto il cuore, con tutta la gioia, ma insomma non è che caratterizza in qualche modo.